Signori, siamo dentro finalmente e guardate dove siamo. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video molto speciale per quanto mi riguarda, lo sapete se mi seguite anche solo da una settimana, perché la carriera quest'anno sta uscendo con una squadra che riguarda questo video, ma lo sapete soprattutto se mi seguite da tanto tempo, da un annetto è sufficiente, se avete seguito la serie in cui vi ho portato con me in telecronaca, perché è la serie che per qualche mese ha fatto la storia del canale e ci ha portato a fare qualcosa di storico, ovvero seguire il Brøndby nell'anno del ritorno al titolo. Ebbene, come avete letto dal titolo, ho avuto l'onore di assistere a una partita dal vivo al Brøndby Stadion. Però calma, ci arriviamo tra pochissimo. Tempo di metterci comodi, di ricordarvi di supportare questo video lasciando un like e un commento qui sotto e poi ovviamente supportando il canale, iscrivendovi e attivando la campanellina per non perdervi nessun contenuto in uscita, come per esempio la seconda stagione della carriera che arriverà nelle prossime settimane. Poi vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, perché su Instagram qualcosina avete già visto di questa avventura, vi ho portato un po' più con me. Anche se proverò adesso rapidamente a entrare in mood e a riassumervi questa avventura, come faccio spesso. Sarà un po' il voice over, ma anche il face over, perché mi vedete? Zelig. Innanzitutto, rapidamente, come nasce l'idea di andare a Copenaghen? Avevo proprio bisogno di farmi un attimo una vacanza, ma anche soltanto 2-3 giorni per staccare, perché sto andando a mille da parecchio tempo e sono contentissimo perché mi reputo molto fortunato nel poter lavorare con la mia passione e tutto il resto. Però staccare serve ogni tanto e quindi con questo mio amico stavamo pensando di farci qualche giorno fuori dall'Italia. Solo che quando è uscita Copenaghen, io con un po' di ignoranza pensavo che fosse un po' più economica di quel che è, perché in realtà vi spoilero, se non lo sapete, che è la quarta città più costosa in Europa. Ma questo non poteva fermarci. Primo, perché non lo sapevamo ancora. Secondo, perché eravamo ormai fomentati. Dai, sì, andiamo in Danimarca. Copenaghen è una bellissima città da vedere, non c'ero mai stato. Se siamo fortunati, andiamo anche a vederci una partita. Guardiamo il calendario e il destino vuole la partita. Brøndby Midtjylland. E quindi decidiamo di partire proprio in quei giorni. Allora, sono le 23:02 di sabato 23. Io tra 5 ore devo uscire di casa perché devo sbrigarmi ad andare all'aeroporto, che poi alle 6:20 parto per Copenaghen. Però, saggiamente, anziché andare a dormire, mi sembra il momento perfetto per mostrarvi un pacco che mi è arrivato in settimana e del quale vi ho già parlato su Instagram, quindi seguitemi lì perché sapete cose in più. Si tratta, come vedete, sostanzialmente di trading cards prodotte da Panini America dedicate al campionato italiano. Vi ho già spiegato su Instagram il funzionamento di tutto, quindi non mi concentrerò su quello, ma ve ne mostro alcune. Qui per esempio mi hanno spedito un pacco con queste versioni, che sono versioni base. Qui invece ci sono edizioni un po' più speciali, un po' più esclusive. È una figata incredibile, ragazzi. Vi prendo per esempio Jordan Veretout della Roma, e che dietro in queste cards c'è questa bio all'interno della quale appunto vi narrano, se la mette a fuoco, un po' una storia del calciatore. Ora direi di aprirci un pacchetto insieme di queste versioni più speciali, più esclusive. Vediamo un po' chi ci esce. Il primo è Jack Bonaventura. Poi Zoet, Salemakers, i veterani sapranno che per colpa sua sono stato bannato da Twitch. Bentancur, Lasagna a testa in giù, Milinkovic a testa in giù. Oh, e poi vedete, abbiamo una versione di quelle ancora più rare di Okereke. Ora, naturalmente, andrò a piazzarmi all'interno dell'album anche queste qui, ma prima di tutto mi sa che devo andare a dormire, perché sta per partire un'avventura molto entusiasmante e vi porto con me a Copenaghen, al Brøndby Stadion, ma non subito, un po' di pazienza. Buonanotte e a domani. Ragazzi, buongiorno, siamo a Fiumicino e lui è l'ospite, è il compagno d'avventure. Allora, se siete dei veterani lo riconoscete, ma potreste ricordarvelo anche per Milan-Roma. Quanto hai dormito te, Dani? 4 ore e mezza. Bene, io 2. Sì, erano le 5 di mattina, quindi eravamo un po' frastornati. Allora ragazzi, abbiamo miracolosamente superato i controlli, questo non me l'aspettavo. Anche perché ho lo shampoo di bagno schiuma. Siamo passati. E nulla, adesso andiamo a fare colazione e c'è un momento migliore per presentarvi. No, non abbiamo uno sponsor per fare colazione. Andiamo a fare colazione e basta. Ma gliel'hanno mai detto che assomiglia a Luis Sal?
solo lei lo dice. Vabbè, però è vero. Fatto sta che partiamo, l'aereo decolla, atterra incredibilmente grazie all'editing e siamo a Copenaghen. Il mio primo pensiero una volta sceso dall'aereo è stato questo. Ragazzi, diciamo che la temperatura a Copenaghen alle 9 di mattina è uggiosa. Il mio secondo pensiero è stato questo. Abbiamo appena realizzato che a Copenaghen serve la mascherina all'interno, è uno spettacolo assoluto. E il terzo sono state le danesi. No, scherzo, sono felicemente fidanzato, vorrei precisarlo. Però comunque la città mi piaceva. Ragazzi, mi sono già innamorato di Copenaghen e non siamo neanche usciti dall'aeroporto, è grave. Però poi siamo usciti dall'aeroporto e abbiamo socializzato con un tassista che non era neanche danese. Quindi fate conto che io per parlare in inglese mi sono sforzato. Lui si è sforzato per capirmi e per rispondermi. Era una scena molto divertente. Do you like football? Which team? College. Not Italian, Danish team, which team? Me? Yeah. The Barcelona, man. Brondby! Una volta arrivati in hotel, abbiamo lasciato le valigie e ci siamo subito immersi in quella che è Copenaghen. Ragazzi, io comunque da quando siamo arrivati a Copenaghen non ho fatto altro che spendere soldi. Dividendo i nostri due giorni in due blocchi. Primo giorno facciamo i turisti, non pensiamo minimamente al calcio, quindi vediamo Copenaghen, vediamo la città, vediamo le mete più interessanti. Secondo giorno si pensa ovviamente all'aspetto un po' più calcistico. Danilo si è perso, però abbiamo fatto una salita abbastanza importante e ripida. E non abbiamo il fisico evidentemente. Questa è la Torre Rotonda. Si chiama proprio così. Cioè, se voi arrivate a Copenaghen e mettete sul navigatore Torre Rotonda, ve la trova. Comunque sono tipo un paio d'ore che siamo qui e vi dico, la città mi sta piacendo tantissimo. Non so se ci vivrei, perché comunque come ogni romano, come ogni italiano, clima meridionale, qua c'è troppa pioggia, però tornarci assolutamente sì e ve la consiglio. Hai mai pensato di unirti a loro? Sì, del cappello loro. Tiene caldo. Pausa pranzo molto interessante. Qua il ragazzo ha optato su della carne, mi pare di capire. La sbiff. Con sopra l'uovo. E cipolle. Vabbè, non baciarmi, possibilmente. Dopo pranzo ci siamo rimessi in marcia per vedere un po' la città e siamo stati in un posto che io reputo forse il più suggestivo di Copenaghen, perché è un po' il più particolare. È una cittadina che tra l'altro è indipendente e al di fuori dell'Unione Europea, non so se la conoscete, di nome Christiania. Praticamente è una cittadina comunista che riesce in modo meraviglioso a mixare sia il turismo, perché era pieno di turisti, c'erano anche degli shop, ma poi l'essere veramente anche cruda in certi aspetti, molto naturale se vogliamo, e quindi non c'è un'esagerazione né in un senso né tantomeno nell'altro. Certo, è un posto un po' particolare. Quindi sostanzialmente il motto di questa parte di Copenaghen è: nasci, cresci, ti evolvi e diventi una mucca. Finito il tour di Christiania, decidiamo di tornare verso il centro di Copenaghen in bicicletta e con la solita sobrietà che ci contraddistingue. Quando metti il percorso a piedi sul navigatore e ti manda giustamente non in piste ciclabili. Che cazzo stai facendo? La birra? E qui la domanda sorge spontanea: se voi trovate una birra vuota nel cestello della bicicletta, che fate? La tenete lì o la buttate? Cioè, io l'avrei buttata, però capisco anche chi si schifa. Fatemi sapere nei commenti. Che spettacolo, che bello, che bello, che bello, che bello, ragazzi, che bello. Comunque posso dire una cosa? Intanto camminiamoci che stiamo facendo questa passeggiatina romantica di relax. Mi si è completamente ghiacciata la faccia. Mi sorprendevo anche del fatto che ci siano persone talmente abituate alla temperatura che ormai sono a maniche corte in giro, perché effettivamente siamo a maggio praticamente, ma non lo sanno ancora qui a Copenaghen. Comunque, la riflessione, Dani, che ti faccio. Sì. Questo è un momento serio del video. Immagino. Ci si lamenta tanto, no? Che le nuove generazioni sono sempre chiuse dentro casa. Posso dire che qui a Copenaghen vedo tante, ma tante persone in giro. Cioè, nel senso proprio all'aria aperta, prato, corrono. Cose naturali, corrono.
non è una cosa che si vede tutti i giorni. Comunque aveva smesso di piovere e questo era già un grande risultato. Per carità, la temperatura era sempre quella di Milano a gennaio più o meno, ma va bene. Le biciclette abbiamo deciso di salutarle non tanto per la temperatura, ma soprattutto perché abbiamo capito che ci costava meno affittare una BMW. No, non sto scherzando, veramente. 23 centesimi al minuto la bicicletta, 19 la BMW. Non ho mai guidato né una BMW, seppur elettrica, né in Danimarca, anche perché la prima volta è in Danimarca. È un'emozione nuova e adesso si accelera. Beh, comunque il suo ruggito da BMW non lo fa. Il ruggito non esiste, la velocità sì. Prima quest'uomo, che ogni tanto dice anche cose serie, mi ha detto: sta città è proprio bella perché è verde. È bellissima. Poi è uscito un bel sole nel pomeriggio, ce la stiamo godendo alla grandissima. Ma questo sembra uno sfondo di quelli di Windows. Di? Del computer. Visitato anche il castello di Rosenborg, ci facciamo qualche foto e poi torniamo in macchina, con una piccola differenza: voleva guidare Danilo. Questo significa, ragazzi, soltanto una cosa: io sono molto preoccupato all'idea che tu stia guidando. Danilo, hai mai guidato? Hai mai guidato? Sì. Ok, ragazzi. Siamo tornati in hotel ed eravamo già morti, ve lo dico, distrutti, anche perché eravamo in piedi dalle 3:30 del mattino. Siamo andati a cena durante Lazio-Milan e Danilo è un grande tifoso del Milan. Quando sei a cena e segna il Milan al 90esimo, Sandro Tonali, stai godendo come un porco. Si sono girati tutti, 3 secondi fa quando ha segnato Tonali. Scudetto Milan. Detto questo, arriviamo al secondo giorno. Buongiorno ragazzi. Allora, ieri eravamo a pranzo, c'era la partita del Copenaghen e ho visto uno con la maglia del Copenaghen, quindi ho detto: bisogna mettere le cose in chiaro. Oggi siamo così, c'è tanta qualità, anche un po' di sonno se posso. Stiamo finendo di preparare, andiamo a fare colazione e partiamo. Basta. La prima cosa che abbiamo deciso di fare il lunedì mattina è stata andare a visitare la tana del nemico, tra virgolette. Allora, ci stiamo avvicinando, è grandissimo, non so se lo vedete perché siamo col grandangolo, ma è grandissimo. Io comincio a spogliarmi, andiamo, perché bisogna importare il verbo, espandere il verbo a Copenaghen. Però ci avviciniamo perché questo è uno stadio... da una storia importantissima. Intanto lo ricorderete senza dubbio perché quest'estate, durante l'Europeo, Christian Eriksen ha avuto un malore qui. Era Danimarca contro Finlandia e si giocava qui al Parken. Ma in generale ci sono state anche delle belle notizie e delle belle situazioni, più calcistiche senza dubbio. Per esempio ieri in Superligaen il Copenaghen ha ospitato il Randers e ha perso 1-0. Per carità, hanno già vinto il campionato, sono tantissimo, questa è la classifica live. Ma il Brøndby, vista la sconfitta del Randers, oggi potrebbe battere il Midtjylland e avvicinarsi al terzo posto. Quest'anno non si può parlare di scudetto, ma come nella nostra carriera si può parlare di terzo posto come risultato massimo. Andiamo! Pancio. Mamma mia ragazzi! Che dici Dani? Andiamo dentro? Sì, chiudi bene la giacca. Sì, una cosa che devo dire è spettacolare, poi vedremo al Brøndby Shop, questo è il simbolo, questo è veramente tanta roba. Qui abbiamo targati tutti i titoli del campionato danese, l'ultimo è del 2019, perché poi nel 2020 ha vinto il Midtjylland, nel 2021 ha vinto il Brøndby. La sensazione è che si aggiungeranno 2022 tra poche settimane. Allora, io ho una perversione per le magliette, soprattutto per quelle storiche. E vedere questo mi provoca dell'eccitazione. Non so a voi, fatemi sapere qual è la vostra preferita. Ve le faccio vedere tutte così e voi mi commentate taggandomi su Instagram in una storia, indicando la maglia che preferite. È bella proprio l'area intorno al Parken. Avete visto quei campi d'allenamento, ma poi un parco gigantesco dove Danilo si è messo a rincorrere delle oche. O erano galline? Vabbè, non è importante. Poi un po' di shopping, un bel pranzetto e si entra finalmente in mood Brøndby Stadion. Dobbiamo prendere il treno per Oje Tarstrup per andare a Brøndby. Dottore, prego, compri il biglietto, tocca a lei adesso, su. Aiutami, dai. Ok, signori, abbiamo il biglietto. Binario 1112,
Abbiamo deciso di arrivare molto presto allo stadio per goderci tutto il prepartita. Intanto l'aria che respiravamo noi, io in particolare, perché ero già molto emozionato. Posso dirvi che per me in questo momento è un momento da brividi. È come fare parte di un qualcosa che hai visto dall'esterno, pur sentendoti già un po' parte. Vi ho raccontato lo scudetto delle Brandi l'anno scorso. In questo momento non posso che pensare al buon Gianluca Benedetti, a Rudy Zlatan, che non è qui con me, mi dispiace tanto, anche se abbiamo un uomo straordinario che ci fa compagnia. In questo momento non ho nemmeno le parole per descrivervi le emozioni che sto provando adesso, e figuratevi dopo quando entriamo là dentro. Guardate, Brondby Stadium, signori, andiamo. Si vede già, guardate, l'interno da questa angolazione. Lei... Che brividi, mamma mia. Sono emozionato. Ah sì, anche lei? Sì, guarda, perché c'è la giacca, sennò Belle d'oca. Ok, ok. Ma lei sa che il 50% di chi guarda il video è come lei, mentre l'altro 50% è come me. E poi perché volevo anche sentire le opinioni, i pronostici di qualche tifoso. Your prediction for today? I think it will be a tight game. We're in a bad flow, but I think it's 2-2, bro. Exciting game. 2-2-1. 2-1 Brandy or committed? Okay. Yeah. Who scored? I think Blas. Okay. Rivenos. Yeah. Top player. You know. Okay. I say Blas. E poi quel momento. Fuori dallo stadio vediamo un pallone. Andiamo a fare il novelletto. '17:53. Al calcio d'inizio di Brondby Midtjylland manca 1 ora e 7 minuti. E noi decidiamo che è arrivato il momento di entrare nello stadio. Signori, siamo dentro finalmente e guardate dove siamo. Sono le 18:54 di lunedì 24 maggio 2021, 5.788 giorni dopo il Brondby è sul tetto di Danimarca. Ma adesso una dedica a Fuse Gamer, perché come direbbe lui, anzi come direbbe Mister, Rito. Ah, mica male. Benvenuti al Brondby Stadium. Sono più teso io che Nils Fredriksen in panchina, mi sa. Ma che spettacolo, che momento, Dani! Non te ne frega nulla! Partita che non tradisce le attese, perché succede praticamente di tutto. Passano 7 minuti e il Brondby combina un pasticcio difensivo, costringendo Capitan Maxo a intervenire da ultimo uomo, a commettere fallo. Noi inizialmente pensavamo che fosse dentro l'area, invece fortunatamente era fuori. Ma comunque è un intervento da ultimo uomo e comporta le sue conseguenze. Il Brondby gioca in 10, ma clamorosamente coglie di sorpresa il Midtjylland. Quel
qui ragazzi, se ripenso a quel momento, l'arbitro ha estratto il cartellino rosso. E per me poteva anche starci, però fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Fatto sta che si è sbagliato, perché infatti, come vedete da questa immagine, lui vorrebbe ammonire il difensore, si rende conto di aver estratto il rosso e quindi chiede scusa e estrae il giallo. Questo è stato in assoluto il momento più alto e di gioia pura del pomeriggio, perché poi la partita ha un po' cambiato faccia. C'è VAR in corso, ma per un possibile calcio di rigore. Ha dato calcio di rigore. Pareggiato Evander. Poi, al tramonto del primo tempo, si iscrive alla partita anche Gustav Isaksen. Ragazzi, finito il primo tempo, avanti il Midtjylland, 2-1 in rimonta. Ma è una bolla. Partitona, adesso serve cuore nel secondo tempo. Ma di certo ne è valsa la pena. Tanta roba. Ed effettivamente i ragazzi di Nils Fredriksen ci provano e come nel secondo tempo, mettendo alle corde un Midtjylland che chiaramente non voleva scoprirsi. Uomo in più, partiamo in contropiede, proviamo a chiuderla. Solo che il vero spettacolo nel secondo tempo era sugli spalti. Peccato che in campo Radosevic, entrato per cambiare la partita, regali al Midtjylland il gol del 3-1. Il Bromley si è appena suicidato, lo avete visto? Un gol assurdo, non si può perdere una palla così in uscita. Ragazzi, è finita 3-1 per il Midtjylland. Abbiamo fatto una bellissima esperienza, comunque sono felicissimo di esservi visto questa partita. Purtroppo ci è andato di fatto, il Brøndby quest'anno non è la squadra che regala magia come l'anno scorso, ha perso tantissimi giocatori, ci sono state troppe cessioni secondo me, però poi è anche vero che vuoi monetizzare nel momento migliore in cui ore di turno costa tanto e quindi monetizzi. Cito la curva splendida in tutto lo stadio, perché è stato un pandemonio. Purtroppo ha vinto la più forte, a proposito della più forte, è lotta apertissima per il titolo, perché Midtjylland e Copenaghen adesso sono soltanto a 3 punti di distanza, saranno un punto di stagione, in cui Brøndby non lotterà per il titolo, però tanta roba, resta un campionato molto affascinante e verranno tempi migliori. Ed eccoci qua, tornati da Copenaghen, da questa esperienza. Nel momento in cui sto registrando questa parte di video sono passati 3 giorni dal ritorno a Roma. Ed è un'esperienza che mi porto dentro. Se voi mi doveste chiedere, lo rifaresti? Sì. Ma comunque, oltre a rifarla io, francamente ve la consiglio. Per la città, perché vi ripeto, Copenaghen mi è piaciuta, e per il Brøndby Stadion. È un clima sicuramente diverso rispetto agli stadi italiani. Cioè, il valore dello sport da quelle parti si respira in maniera straordinaria e il Brøndby Stadion ha dato una lezione un po' a tutti da questo punto di vista. Sono felice di aver vissuto questa esperienza, ve la consiglio davvero dal profondo del cuore. Fatemi sapere se ci andrete e come vi troverete eventualmente. Prima di chiudere, 2 cose rapidissime. La prima, volevo citare e ringraziare Danilo, il buonanima di T-Rex 99, perché è stato un grande compagno d'avventure, è stata poi sua l'idea iniziale di partire e quindi sono contento di averla vissuta con lui. Non l'ho vissuta con Rudy Zlatan e quindi voglio dedicargli questo video, sperando di aver portato con me anche lui quando guarderà questo video, perché in quel 24 maggio 2021, in quel Brøndby Nordsjælland e non solo, c'ero io così come c'era lui. E quindi un bacione Rudy e un bacione a tutti. Alla prossima ragazzi, e never give up!